Questa riunione viene registrata. Prego, segretario, se vuol fare appello. Sì, buonasera, allora Giannini Michele, Presente. Mariani Fabrizio, assente, Assente. assente. Giannichini Vittorio, sì, Vittorio c'è, ma non so se sente. no, no, mi ha sentito, deve mettere, Vai, c'è ecco, presente. perfetto. Scusate, ma che stava accompagnando un pellegrino al teatrino. Parte, parte. Sì. Proprio ora. Giannini Matteo, Presente. Comunelli Veronica, Presente. Cetti Maurizio, Presente. Rovai Mario, Sta arrivando. Presente. Sta arrivando, eccolo. Al Presente. momento c'è? Sì, è qua, Eccolo. è qui dietro a me. Allora Presente. se si fa vedere Presente. così lo identifico. Presente. Bene. Quindi Rovai Mario presente, Tamarri Germano, Presente. Paolini Delio Francesco, Presente. Forli Costanza, Presente. Vannetti Marisa. Presente. Quindi mi risulta un solo assente, Mariani Fabrizio. Sì. E Era Forli. Costanza. Forli Costanza assente. Forli Costanza assente? Sì. Avevo capito, ok. Non è Quindi un abbiamo due assenti. Okay. Perfetto. Abbiamo il numero legale, diamo inizio alla seduta. Al primo punto abbiamo approvazione verbale sedute precedenti e nella scorsa seduta abbiamo approvato comunicazione di deliberazione 22 della Giunta Comunale, variazione di cassa, 28 variazioni di cassa, esame approvazione di conto 2022, regolamenti totali, tariffe tali, scadenze di pagamento anno 2023, assunzione di anticipazione delle spese di progettazione sul fondo di rotazione, accettazione e donazione immobili sito in vicolo Lunghetta, comunicazione del sindaco. Ci sono domande in merito alla verbalizzazione? Se non ci sono, pongo in votazione. Faccio come sempre, segretario, chi è contrario, chi si astiene, gli altri sono favorevoli, se va bene. Sì, bene. C'è qualche contrario? Qualcuno che si astiene? C'è un astenuto, consigliere Ditemi il Vannetti. nome perché non riesco a vedere tutto. Marisa Vannetti, astenuto, consigliere Marisa Vannetti, online Un nessuno. astenuto, contrari? Contrari nessuno. Il Gli resto altri per favorevoli. differenza le diamo per votanti a favore, allora, segretario. Bene. Passa al punto successivo, che sono le variazioni di bilancio. Innanzitutto grazie per essere venuti, grazie alla segretaria come sempre per la disponibilità. Sono variazioni importanti ma che ti permettono soprattutto di avviare questa seconda parte del semestre dell'anno con un po' di novità. Metti gli occhiali perché ormai ti avanza e applichiamo 175.000 euro di avanzo di amministrazione. Prevediamo, vi dico le parti principali, logicamente, come entrate, occupazioni aree del suolo pubblico per 3.000 euro, rimborso a cose e emolumenti, mi interessano, mi interessano. Abbiamo, e questa è già la prima bella notizia, il fondo di anticipazione che abbiamo presentato allo scorso consiglio, che è stato approvato dalla Regione Toscana, che ci ha visto quindi finanziata la progettazione che va restituita in 3 anni per la residenza per anziani, per esemplificare, a valico di sotto, la progettazione del ponte sulla Pegraiana della Cuccagna per 30.000 euro di progettazione, e la Grazie. progettazione del ponte sul Rio Diavolo per 5.328 euro. Perché sono importanti queste risorse? Perché è stato detto più volte, ma quando vi è una progettazione esecutiva è sempre più facile avere finanziamenti per poi realizzare l'opera. Vi ricordo che siamo a 2 anni dall'inizio del settennato e i contributi europei non sono ancora partiti. Tuttora ci sono tutta una serie di bandi importanti che stanno uscendo, per cui a nostro avviso questo è un elemento importante che ci permetterà di concorrere con più forza sui possibili bandi che escono. C'è poi anche la soddisfazione di vedere ben 3 domande, tutte e 3 accettate. Non è proprio usuale, quindi siamo contenti per questa cosa.
vanno rimborsati in 3 anni, però su questo vi do un'anticipazione di nuovo, questa caso non è ufficiale ma penso che faccia piacere a tutti quanti, ve l'ho già anticipata, è stato approvato giù alla Camera, deve esserci il passaggio successivo al Senato, ma sembra in direttiva di arrivo, una proposta di legge che prevede la proroga per 5 anni del contributo da parte dello Stato per la fusione. E quindi queste scelte che stiamo facendo nascono anche dal fatto che per altri 5 anni avremo quasi sicuramente, perché il condizionale è d'obbligo fino all'approvazione da parte del Senato, il contributo da parte dello Stato per la fusione. Abbiamo poi, continuando nelle entrate, 45.000 euro di contributo della Fondazione, ne troverete poi in uscita insieme alle risorse del Comune, ed è il motivo per cui si applica anche l'avanzo di amministrazione, per terminare la parte antistante il Palazzo Comunale. 3.000 euro per i tirocini, vi ricordo che noi all'inizio anno abbiamo messo nostre risorse per i tirocini, là abbiamo presentato una domanda sulla Fondazione Cassa di Spagna di Lucca, che su 12.000 ce ne restituisce 3.000. Vogliamo un piccolo aumento delle estensioni, ma sono quelle edili che via via la gente fa quando sana i propri immobili. E in merito alle entrate, terminiamo. In merito alle uscite, che poi fanno parte, trovate spese per l'iter arbitraggio e risarcimenti 14.000 euro. Quindi abbiamo messo una cifra importante, così come abbiamo messo dopo 6.500 per spese di gare di appalti e contratti, in virtù delle problematiche che ci sono proprio sul Palazzo Comunale e sulla cartiera ai mulini. Quindi, stante il fatto che abbiamo riscontrato dei problemi che devono essere risolti su entrambi i cantieri, ci siamo appoggiati degli studi legali per valutare le posizioni dei professionisti e delle ditte che stanno facendo il lavoro e la progettazione e capire come uscire al meglio. Quindi attualmente mettiamo queste risorse e poi vi terrò aggiornati sull'evolversi delle questioni, che sono comunque spiacevoli, è inutile dirlo. Io vi cito come sempre le borse principali, abbiamo ridotto gli affitti perché logicamente si ragiona di tornare nel nuovo palazzo, mio volendo. Mettiamo 15.000 euro sulle strade, perché logicamente le strade sono sempre importanti. Trovate 68.000 euro nell'esterno del Palazzo Comunale per il muro aliaffianco, che è stato dato in appalto separatamente rispetto al Palazzo Comunale, proprio per accelerare i lavori e permetterci di entrare quanto prima. Trovate 30.000 euro per l'acquedotto valico di sotto, che in realtà è l'acquedotto dei contadini. Mi ricordo se ne è parlato qualche anno fa del fatto che c'erano questi acquedotti dei contadini in carico all'Unione dei Comuni della Medavalle, che poi l'aveva disdetto. Abbiamo preso la concessione, questo permetterà di dare l'acqua in località Porte per gli agricoltori e in località Polle per le civili abitazioni che ci sono. Abbiamo 10.000 euro per le manutenzioni straordinarie, mettiamo 100.000 euro e l'altra parte di avanzo amministrazione che si applica per interventi del regolamento funzionale di viabilità provinciale, e questo fa riferimento al protocollo d'intesa fra Comune di Fabbriche di Valle, Fabbriche di Belgemoli, Comune di Gallicano, Provincia di Lucca e Regione Toscana per il miglioramento della viabilità tra Gallicano, Alto di Gallicano per essere chiari, e Provinciale Lato Diga, per permettere il transito di mezzi pesanti, autobus e quant'altro. Quindi una doppia serie di interventi. La Regione ha stanziato 430.000 euro, noi compartecipiamo con questa cifra in modo da raggiungere l'obiettivo principale, che è quello del forte miglioramento della viabilità. C'è un piccolo contributo messo per le associazioni degli animali, e trovate poi in uscita in carico di progettazione per la realizzazione di opere di investimento 152.000 euro, che sono 130 del fondo di rotazione e altri 22.000 di risorse comunali per un'ulteriore progettazione. Perché ribadisco, questo è un momento di grande fermento, come in passato stiamo cercando di progettare il più possibile per poi andare a richiedere finanziamenti dove ci sarà possibilità. Queste sono le variazioni di bilancio importanti, perché ci permettono di andare particolarmente a continuare questo secondo semestre. Se ci sono domande, nessuno ha domande, quindi pongo in votazione con la stessa modalità di prima
Contrari. Non ci sono contrari. Astenuti. Non ci sono astenuti. Dopo l'approvato all'unanimità. Chiedo la stessa cosa per l'immediata eseguibilità, partendo da i contrari. Non ci sono contrari. Astenuti. Non ci sono astenuti. Approvato all'unanimità. Vi ringrazio, passiamo al punto successivo, l'ho anticipato prima in separata sede a chi c'era, e fa riferimento unicamente, se ne può parlare poi anche successivamente da noi, ma ve l'accenno, all'utilizzo del gettone di presenza di noi consiglieri. Ogni anno noi consiglieri, lo dico per il pubblico presente, decidiamo di donare il gettone di presenza all'associazione benefica, è stato dato al Sogno, alla Misericordia del Borgo. Quest'anno ci è arrivata la richiesta del comune di Brisighella, in provincia di Ravenna. Logicamente è una richiesta che è stata inoltrata a tutti i comuni, dove però, così cita, ve la leggo perché penso che sia importante, visto quello che è successo. Carissimo collega, come è noto, il mio comune ha subito enormi danni in conseguenza degli eventi atmosferici delle settimane scorse. In particolare, centinaia di movimenti franosi hanno isolato intere località e cambiato la morfologia di parte del territorio. Stiamo intervenendo senza sosta per completare la mappatura del territorio e censire tutti i danni, ma le nostre risorse sono limitate e le nostre forze ormai estremate. Fortunatamente non ci manca il forte attaccamento alla nostra terra, ai suoi beni, ai suoi tesori e l'orgoglio lomagnolo che prevale di fronte a ogni difficoltà. La solidarietà che stiamo ricevendo in questa settimana è tangibile, tuttavia qualsiasi sostegno economico che la tua comunità vorrà donarci sarà prezioso per superare questa drammatica situazione. E c'è l'IVA. È l'unica comunicazione che è arrivata in questo senso, è arrivata con richiesta di presentare al Consiglio, lo faccio volentieri, e magari però rinvio come in passato segretario la discussione al di fuori del Consiglio Comunale e poi i gruppi comunicheranno alla ragioneria a chi donare, a chi fare la donazione, visto che poi c'è un assento, ci sono due assenti. Se va bene, se ti fa tanto la comunicazione. Va bene, mettiamo a verbale, okay. Ok. Bene. Se c'è altro, signore, allora vi ringrazio, vi auguro buone vacanze, buone ferie. Speriamo che ci entro luglio per il nuovo palazzo comunale. Ho promesso e mi auspico che sia l'ultimo consiglio comunale che facciamo qua in questa loco, in questa location. Grazie a tutti, buon lavoro. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.